Saluto la scrittrice Michela Murgia, ben trovata e collegata con noi da Bergamo. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. E vorrei che tenessimo a tutto schermo la foto di Pamela, perché io ho questa sensazione, Murgia, che alla fine tutto quello che è accaduto dopo ha come cancellato, messo da parte, messo in un angolo, quello che è successo a questa ragazza di 18 anni. È un, solo una mia sensazione? No, chiaramente è così, nel senso che eh, è molto facile che diventi un'immaginetta. Utile a dire altre cose, la sua vicenda personale non, non è molto rilevante eh, rispetto ai fatti successivi, eh, né per gli uni né per gli altri strumentalizzatori. Eh, io devo, di, devo fare una notazione anche di linguaggio, se vogliamo. Il fatto che noi la chiamiamo Pamela, dimentichiamo che questa ragazza ha un cognome anche, e ha mi ragione, rendo conto che è un modo per renderla. Ricordiamolo, ha ragione. Sì, eh, questa ha un'importanza dal punto di vista semantico, perché se chiami lei per nome e tutti gli altri coinvolti nella vicenda, poi a vario titolo, con il nome e il cognome stai dicendo che lei è dei nostri, è nostra sorella, è nostra figlia, è nostra cugina, è nostra amica, mentre tutti gli altri sono in qualche modo a noi estranei. Questo, eh, sta, questo linguaggio stabilisce un muro tra quello che è dentro e quello che è fuori, che secondo me non aiuta la comprensione della vicenda. Mm, Pamela Mastro Pietro è sicuramente dentro il nostro muro, ma anche gli altri lo sono, e poi tutti eh, i risvolti di, de, della, della sua triste vicenda in realtà ci dimostrano quanto ci appartenga anche eh, il degrado delle condizioni in cui ha, ha terminato la sua vita purtroppo. 18 anni, lei è andata via da questo centro di recupero, fa un chilometro a piedi, arriva sulla statale, chiede un passaggio, c'è anche un pezzo di racconto che francamente faccio fatica a recuperare perché lo trovo offensivo anche della sua memoria e lì c'entrano gli italiani brava gente. E poi eh, muore, non sappiamo se per overdose eh, o perché uccisa. Al momento quello che sappiamo è che finisce in quel modo, smembrata, messa in due valigie. E, in qualche maniera continuiamo con il dibattito che poi si è sviluppato dopo invece gli eventi che hanno seguito la morte di. Manuela, adesso di Pamela Mastro Pietro, adesso lo ripeterò sempre perché apprezzo l'appunto che lei ha fatto. E, in qualche maniera continuiamo ad ucciderla tutti i giorni? Sì, anche perché. Um nel momento in cui la sua morte acquista significato solo se la metti in un quadro politico eh, stai dicendo che fuori da quel quadro politico questa morte non avrebbe avuto alcuna importanza tanto è vero che in Italia in maniere simili a volte anche più efferate muoiono ogni anno 130 donne ricordo soltanto il 17 di agosto il caso della donna uccisa e poi fatta a pezzi con la sega dal fratello e, e, non, nessuno ha strumentalizzato quella morte per dire qualcosa contro gli uomini italiani o contro i fratelli italiani. Evidentemente c'è un elemento razziale che rende la sua morte utile a un certo tipo di discorso. Ecco, considerarla è funzionale con alla propaganda, elemento, questo è il punto. Esatto, funzionale alla propaganda totalmente, non, eh, considerare non è importante la sua morte perché è morta lei. È importante perché è morta una donna di cui si sospetta che l'autore coinvolto possa essere una persona di colore. È l'assassino o il presunto tale eh, che fa la differenza qui, non la morta. Lei ha detto mh, tra le altre cose che cinicamente è in qualche modo contenta che Pamela non fosse esattamente la brava ragazza così come ce la immaginiamo, no? Beh, sarebbe stato certamente molto più funzionale al discorso propagandistico di cui parlavamo prima se si fosse trattato di una brava ragazza per bene secondo i codici con cui si definisce la ragazza per bene nella nostra eh, società perbenista. Eh, il fatto che fosse una ragazza che faceva uso di sostanze stupefacenti e aveva una vita diciamo, borderline rispetto appunto a, questa, a questa dipendenza la rende mh, difficile anche da maneggiare per chi yeah. vorrebbe eh, utilizzare la retorica delle nostre donne diciamo che se Pamela Mastropietro fosse stata membro di un centro sociale e fosse stata uccisa durante una manifestazione qualunque le stesse persone che eh, difendono chi ha imbracciato un'arma per sparare eh, ai ragazzi a macerata per strada eh, avrebbe detto che si trattava appunto di una, di una tossica mi scuso per questo linguaggio così anche violento ma è quello che sarebbe avvenuto, una ragazza non funzionale se muore eh, dentro una cornice di disinteresse che non può essere usata, muore e basta, se invece è anche solo minimamente utile va bene persino che sia drogata mm. e questa cosa mi rendo conto che è cinica da dire ma è anche necessario dirla perché altrimenti non si capisce qual è il livello di strumentalizzazione che è in atto eh, no? mentre alla... noi parliamo sì. e, tra l'altro Alessio c'è una notizia che adesso è in primo piano su tutti i giorni e però vediamo poi appunto se si apre un dibattito su una su notizia questo. di questo tipo che non è neanche una notizia così rara no, in questo paese prego Alessio è una notizia che arriva da Milano una ventenne uccisa a coltellate fermato l'amico che la stava ospitando un trambiere di 39 anni Jessica Valentina Faoro era nella casa di Alessandro Garlaschi 39 anni la notizia è stata appena abbattuta dall'agenzia eccola qui la vedete vedete anche la foto di Jessica italiano Valentina italiano lui, italiana lei Alessio italiano lui, italiana lei Ecco, vediamo che cosa succederà a Murgia. Ah, certamente nessuno dirà che si tratta di un problema degli italiani con le donne, eh, nessuno ne farà un fatto politico e verrà scritto alla dimensione del privato, come sempre succede in questi casi, ci abbiamo messo anni anche solo per far accettare l'uso della parola femminicidio, che dice che è un fenomeno culturale, non soltanto singoli, una catena di singoli atti criminali, però certamente è interessante il fatto che, eh, ripeto, con tanti femminicidi che avvengono in Italia, nessuno pensi di categorizzare gli omicidi eh, le persone omicide come, eh, come una particolare diciamo fenomenologia da affrontare politicamente purtroppo mi dico io mi dice tornando a macerata che idea si è fatta di luca Traia, traini beh un fascista è un razzista e, e dispiace che eh, su questi termini non ci sia una totale, netta convergenza politica, eh, anche da parte eh, del centro-sinistra, perché mi è dispiaciuto molto ieri leggere il tweet di Matteo Renzi che diceva quello di Macerata è un omicidio, eh, diciamo, è un fatto razzista, ma non è facendo i pistoleri che si ottiene giustizia. Ora, infilare nella stessa frase razzista e giustizia, Mm. E suggerire in qualche modo che il metodo fosse sbagliato, ma la ragione non così sbagliata, ecco, vorrei che, si, che pass non passasse l'idea che. Beh, Luca oggi Del Rio parla nettamente diciamo, di, di fascismo, no? Quindi, se non altro, insomma, ecco, anche il Partito Democratico si sta muovendo, evidentemente. L'indignazione popolare su questo deve essere netta, tutti quanti devono dire che questo è fascismo. Secondo Capisco lei ci saranno altri. In salita Luca Saldini, Traini? Però. È probabile perché dal linguaggio violento nasce l'azione violenta. Se tu continui a dire che tutti quelli che sono eh, categorizzati come il nemico sociale delle categorie deboli, eh, dagli zingari, dai neri, dagli immigrati, eh, vanno abbattuti con la ruspa, presto o tardi qualcuno una ruspa la prenderà davvero, una pistola la prenderà davvero. Nella dinamica democratica esiste l'avversario che è riconosciuto nella dialettica. Non esiste il nemico. Il nemico esiste nelle dittature. E chi utilizza un linguaggio che, che costruisce il nemico sta già costruendo le premesse per il fascismo. Beh, Salvini dice però le mie sono sole parole, Luca Traini ha agito da solo e la responsabilità penale è personale. Ma io con le parole ci lavoro e devo ah. dire che anche la mia formazione cattolica in questo senso mi invita a essere particolarmente responsabile perché le parole creano la percezione della realtà. Quando le parole sono vere creano una percezione reale, quando sono false creano una percezione falsa e dentro quel mondo qualcuno comunque andrà ad abitare o se ne sentirà cittadino. Inviterei Salvini a essere molto responsabile con le parole che usa perché chi governa le parole governa il mondo. Grazie a Michela Murgia, grazie davvero per essere stata con noi.